Nel Salone Abbaziale Santa Maria in Silvis di Sesto Arregna, la mostra Nativitas, i presepi di Umberto Valentinis, allestita nell'ambito della 31esima edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra per iniziativa del Comune di Sesto Arregna. I presepi di Umberto Valentinis sono traduzioni in immagini miniaturizzate del racconto della Natività. Si presentano come paesaggi fantastici, le cui forme nascono dall'assemblaggio di elementi naturali, radici, cortecce, funghi, licheni, frammenti di pietra. Alcuni sono racchiusi in teche al modo di antichi altaroli portatili o di reliquiari. Altri si dispongono liberamente su basi lignee. Predominano gli ambienti naturali, montani, fortemente accidentati, incisi da anfratti, scavati da gole e cavità. La narrazione creata dall'artista si ispira ai Vangeli canonici, ma attinge anche ai Vangeli apocrifi e alla devozione popolare. All'inaugurazione sono intervenuti il curatore della mostra, Giancarlo Paoletto, e il musicologo Eddie Denadai, condirettore artistico del Festival Internazionale di Musica Sacra. Sono dei presepi profondamente inventati, profondamente costruiti, sono delle grandi storie che naturalmente riflettono il Natale, la Natività, ecco, ma sono contemporaneamente anche delle storie del mondo, storie della gente. Molte sono le suggestioni, ecco, che vengono da queste costruzioni che sono perfettamente calibrate, costruite con grande nitidezza da Umberto Valentinis, poeta udinese che è anche incisore, ma che anche fa appunto queste cose. Intermezzo con le musiche eseguite dal vivo alla zampogna e alla cornamusa dal musicista friulano Giovanni Floriani, la mostra resterà visitabile fino al 15 gennaio del prossimo anno. Questi presepi che ho incominciato a costruire negli anni 80 e poi ho continuato per tutti gli anni, derivano da assemblaggi di elementi naturali che io raccolgo durante le mie passeggiate, ceppaie, frammenti di corteccia e altre cose del genere. Quindi l'assemblaggio dei materiali di partenza, in qualche modo non determina completamente, ma influenza notevolmente anche la scelta formale. Per cui non sono presepi pensati, non sono presepi disegnati, sono presepi che evolvono sulla base delle suggestioni che emergono dai materiali, delle suggestioni che nascono dai materiali.